Buonasera, buonasera, benvenuti a tutti, grazie di essere qui. Io invito la regista e le attrici del film a raggiungermi qui davanti sotto lo schermo. Eccoci, eccoci, allora, no, mentre parliamo, sì, mentre parliamo, sì. Aspettiamo ancora forse, Dominique, Viens ici, Dominique. Eccola, eccola. Eccoci, adesso possiamo fare le presentazioni ufficiali. Allora, abbiamo qui con noi le tre interpreti del film: Maya Sansa, Alvaro Orvacher, Dominique Sandà e la regista del film Laura Bispuri. Laura, il genere che gli anglosassoni definiscono homecoming è un'occasione, cioè la famiglia che si riunisce in occasione di un evento particolare, regala sempre l'occasione per esplorare, no, delle cose molto interessanti, delle dinamiche molto interessanti, molto amare, con amarezza, ma anche molto divertimento. Quindi mi piacerebbe sapere, ecco, come hai lavorato su questo tema, che cosa ti andava di raccontare, di esplorare, di far emergere. Allora, intanto salve a tutti. E sì, brevemente racconto anche la genesi, nel senso che questo film nasce, cioè io stavo lavorando a un film completamente diverso, un film produttivamente più complicato, più grande, un film politico che si è fermato a causa di vari motivi, tra cui la pandemia, e avevo letto tempo fa il soggetto, diciamo, che racchiudeva l'idea di questa storia, che era di Silvana Tamma, che è qui in sala e che ringrazio, e, che è la co-sceneggiatrice del film. E quindi nel momento in cui mi sono fermata mi è rivenuto in mente questa storia, questa idea, che in realtà per un po' di tempo era rimasta dentro il mio cuore, dentro la mia testa, e quindi ho chiamato istintivamente Silvana e le ho chiesto se iniziavamo a lavorarci. E cosa mi era rimasto in testa? E, diciamo, mi sembrava l'occasione per poter fare nel tempo, nell'arco di una giornata, un viaggio pieno di sfaccettature all'interno dell'animo umano, e quindi poter raccontare fino in fondo tanti personaggi così diversi e raccontare un po' anche che la vita forse è un soffio. Ecco, se dovessi dare una definizione a questo film, direi che, appunto mi ricorda un soffio di vento, no? Il film inizia con il vento e c'è questa sensazione, diciamo, della scomparsa, e poi il film si muove comunque su una tonalità, come hai detto anche tu, che non vuole essere né tragica, ma a una ricerca di tono sempre in movimento, no? Quindi si passa a volte da una risata a una malinconia, come poi tutti i giorni.
con una sorta di armonia recuperata alla fine, no? Sì, 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 sì. Dominique Sandin è una grandissima signora del cinema, ci piacerebbe sapere come ha incontrato Laura, perché si è appassionata a questo progetto e che cosa le ha raccontato questo personaggio che doveva interpretare. Beh, io sono sempre molto curiosa, no? E sono stata stimolata dalla sua voglia di avere me per fare questo personaggio di questa donna che fa la festa del suo settantesimo anniversario. E è caduto come un regalo del destino, no? E allora ho detto, beh, insomma, che faccio? Vado. Sono venuta e ho conosciuto tutti quanti qua, e siamo stati benissimo insieme, abbiamo fatto questa esperienza e oggi per la prima volta lo possiamo vedere il film sul grande schermo, e realmente mi ha emozionato tantissimo. E sono molto grata a Laura di aver voluto me per fare quel personaggio e di aver potuto fare parte di un coro, di un gruppo di attori bravissimi, italiani, e io che sono una francese, però amata nel cinema e con grande amore per l'Italia, no? Come sapete. E ho tanti amici qua, ma tanti, insomma, ho le mie amici qua, no? E per me è una fabulosa emozione ogni volta che vengo qui a Italia, è proprio come una liberazione. Non me lo spicco, per così da sempre, no? Dalla prima volta quando ho lavorato con Bernardo Bertolucci nel Conformista, fino a oggi, con Laura. È tutta una vita di avventura. È strano per me anche vedermi così da vecchia, no? Sullo schermo. E, richiede un certo coraggio. E mi piace di essere una persona coraggiosa. Parlo un po' troppo di me, È quello che vogliamo, sentirla parlare di lei. Alba, tu sei al terzo film con Laura, e come sta proseguendo questo percorso insieme? Insomma, cosa andate via via esplorando insieme? Che cosa è stato questo nuovo capitolo di lavoro con lei? Sì, questo è il terzo film, Laura mi ha chiamata, mi ha detto ho una storia e vengo, se vuoi te ne vengo a parlare. Io le ho detto io non ho bisogno che tu me ne parli, perché qualsiasi cosa tu mi dirai, se tu mi chiedi di esserci, io in questa storia ci sarò. Però noi abbiamo una piccola consuetudine che è partita da Vergine Giurata, ovvero leggiamo le sceneggiature che Laura scrive insieme a casa mia. Io ho cambiato case e abbiamo cambiato location, ma c'è sempre un piccolo tavolo che io mi porto dietro, e noi ci sediamo in questo tavolo molto piccolo e leggiamo a voce alta tutta la sceneggiatura, tutto. Lei legge tutto e io leggo le mie battute. E quindi abbiamo letto Vergine Giurata, abbiamo letto Figlia Mia, e poi lei è arrivata a casa con questo magnifico copione, Il Paradiso del Pavone. E quando lo abbiamo finito ha detto io questo film lo avrei fatto comunque anche se questa sceneggiatura fosse stata carta bianca, ma ora sono ancora più felice perché è un film importante e, come dice Laura, fa riflettere su questa cosa fondamentale di dire che la vita è un soffio e pensarci ogni momento è importante. Sì. Certo.
Maya, che cosa ha affascinato, diciamo, del mondo di Laura Bispo che ha ricreato in questo film, che è, come dire, ricco di personaggi che non sono mai quello che sembrano, che hanno molte cose da imparare ma anche da nascondere? Insomma, tu hai un po' di cose da nascondere, sì, almeno all'inizio. Sì, a parte la stima grandissima che ho per Laura, i suoi film, ho amato molto i suoi film e in un certo senso sognavo di lavorare con lei. Quindi quando mi è arrivato il copione, la sua proposta, anch'io ero talmente felice che devo dire il personaggio sarebbe stato una cosa secondaria, avevo voglia di fare parte del progetto. E quando ho letto il copione mi sono letteralmente innamorata, nel senso che l'ho trovata una sceneggiatura bellissima, raffinatissima, profonda, una sceneggiatura così densa di particolari, di tutti questi personaggi sono descritti talmente bene. Spesso nei film ci sono due o tre protagonisti e poi gli altri personaggi sono trascurati. Questo è un film effettivamente corale e questa secondo me è una qualità meravigliosa della sceneggiatura. Dopodiché il ruolo di Caterina è irresistibile, irresistibile, è una donna forte, frontale, come dicevi tu, anche oggi mi hai aiutata a trovare la parola giusta per definirla, però ovviamente con tutte le sue fragilità. E arriva a questo pranzo con dopo aver fatto questo tentativo, no, di riavvicinarsi a Manfredi, che ovviamente è un fallimento perché la viene a prendere con la sua attuale compagna. E ho trovato anche nella lavorazione tutto molto affascinante che tutti questi personaggi si ritrovino a questo pranzo, ognuno con le loro, un po' con i loro obiettivi, con le loro cose da dire, da risolvere, da non dire, da nascondere. E questo crea una tensione, un universo estremamente ricco, denso, per me appassionante. Quindi è stata veramente una bella esperienza. E sul set Laura ci ha fatto lavorare in un modo molto, molto bello, perché Vladan, il nostro direttore della fotografia meraviglioso, e Laura lavorano sempre insieme, e sul set ci hanno permesso di vivere i nostri personaggi. Non sapevamo mai quando la macchina da presa si sarebbe posata su di noi. E quindi anche nel momento in cui, non lo so, qualcosa stava succedendo in un'altra stanza, spesso c'erano dei movimenti di macchina, nonostante il montaggio poi adesso non permetta più a voi spettatori di vedere che all'origine c'erano dei piani sequenza, e dei movimenti di macchina, dei piani sequenza lunghissimi, che quindi ci permettevano di vivere lo spazio, i personaggi in un modo... quasi una vita vera, ci siamo legati molto. Laura, per quanto tu abbia fatto tre film completamente diversi l'uno dall'altro, però mi sembra che una delle cose che dei temi che ti interessa esplorare è quello anche dei ruoli familiari non convenzionali, o comunque il rifiuto di ruoli familiari precostituiti. Insomma, in ogni tuo film c'è qualche sorpresa da questo punto di vista. Ci dici qualcosa su questo? Sì, sicuramente ci dovrei pensare, però sicuramente in questo film in particolare c'è proprio la voglia di decostruire l'idea di famiglia tradizionale, no? di aprirla, e quindi il film è giocato tutto su piccole scoperte, piccole sorprese, grandi e piccoli segreti, no? Che questi personaggi mettono passo passo in campo. In questo svelamento, no, che soprattutto poi avviene nella seconda parte del film, questa famiglia prende un corpo nuovo e questi personaggi sono dei personaggi che si mettono a nudo, no? Mentre all'inizio del film sono quasi delle macchiette, no, ma sono dentro dei ruoli molto, molto formali, no? Come spesso avviene poi negli incontri familiari. E mi piaceva scardinare, scavare dentro di loro per rompere questa formalità e per creare un momento in cui
dei personaggi soli in realtà hanno l'occasione, sono costretti, diciamo, a stare insieme per una giornata, e davanti alla verità di un evento così grande si mettono a nudo, e a quel punto tutte le regole scompaiono. E a proposito dei metodi di lavoro a cui accennava prima Maya, c'è sempre per noi spettatori, no, l'impressione che i film corali siano più aperti all'improvvisazione, no? Quasi che lo stare insieme possa portare inevitabilmente. Invece spesso sono i più scritti, più, no, basati su una sceneggiatura molto rigida. Ecco, mi piacerebbe sapere come avete lavorato insieme, se c'è stato spazio per dinamiche improvvisate al momento, se tutto era veramente molto molto scritto. Ma diciamo che siamo partiti da una scrittura molto solida e una lavorazione, una messa in scena che è quella che accennava Maya, che io amo molto, che è quella spesso del piano sequenza. Però mentre negli altri miei due film precedenti erano dei piani sequenza puri e quindi che non venivano toccati in montaggio, in questo caso ho già in mente il pensiero di girarli, ma di immaginarli montati. Quindi giravo in piano sequenza, ma immaginavo un montaggio. E quello che, però, diciamo, in generale il piano sequenza, il lavoro che facciamo con Vladan e che mi appassiona tanto, e mi dà la sensazione, appunto, non tanto di far vedere la macchina da presa, che bel piano sequenza fa, ma quanto la possibilità di aiutare gli attori e di stare io con loro per rendere tutto naturale, tutto vero, no? E in questo senso si creano dei tempi che sono dei tempi improvvisati, sicuramente. Quindi c'è una scrittura solida, ma c'è una messa in scena che aiuta anche l'improvvisazione, è un misto, cioè un connubio. Ci sono nel film moltissimi momenti di grande emotività, e allora mi chiedevo se ognuna di voi ha nel cuore un momento in particolare che porta con sé del film, una scena che racchiude una particolare verità. Poi credo che ognuno tra il pubblico abbia la propria, perché insomma è un film che è impossibile non riconoscersi almeno in uno dei personaggi. Quindi mi chiedo se voi avete qualcosa che vi portate nel cuore in particolare. No, io non posso rispondere, nel senso che ho varie scene che amo, ma non me la sento di dirne una in particolare. Sai come Nina quando dice no, non c'ho proprio niente da dire, non so che dire, che cosa dire. No, ci sono tanti momenti che mi hanno toccato il cuore, non potrei. Tanti momenti. Per me è un film molto. Sono stata realmente, per me questo incontro con Laura è una cosa molto bella, perché va più in là di quello che speravo, e questo è fantastico, no? Questo è realmente incredibile quando va in più. Uno non sa bene che aspettare, però entra in un mondo, e questo mondo sconosciuto fino a quel momento. No? Vedere il film, per me, sono felice di averlo fatto. Per me ci sono anche per me tutto il film è stato molto prezioso, e devo dire ho tanti momenti che ho trovato magici durante le riprese. Sicuramente, per dire qualcosa, per rispondere un po' alla tua domanda, tutta la sequenza a tavola mi è piaciuta moltissimo, perché era un po' come una pièce teatrale, no? Ogni giorno, sempre con questa cosa che appunto Laura voleva cogliere delle cose, rubare delle cose, insieme a Vladan, che con questa macchina in spalla continuava a girare intorno a questa tavola, questo tavolo. E questa cosa all'inizio ci ha messo tutti un po' d'ansia, perché ovviamente c'è un pochino una rete di sicurezza quando si fa cinema, no?
c'è un campo, un controcampo, si può sbagliare, riprendere. Questa originariamente era una scena di 20 minuti, no? Adesso è leggermente accorciata perché ovviamente poi il film prende ritmo al montaggio, ma l'abbiamo dovuta ripetere, provare, e questo secondo me è stato proprio un momento di grande affiatamento per il gruppo, perché abbiamo superato questa difficoltà e dopo un po' abbiamo iniziato a divertirci, no? come succede quando si va in scena, a forza di ripetere la stessa scena, improvvisamente le stesse battute acquistano un senso diverso, un valore diverso, e questo credo ci abbia sorpresi, e a volte ha potuto sorprendere anche Laura, no? Qualcosa che da scrittura sembrava essere, pur restando la stessa battuta, certo. Non abbiamo improvvisato molto a tavola, anzi, proprio perché bisognava incastrarsi bene gli uni con gli altri, non c'era, e, insomma, ne porto un ricordo molto gioioso, di complicità, di grande complicità. Alba, tu vuoi aggiungere qualcosa? Su che dopo la prima volta che ho visto questo film ho iniziato a pensare, e ci penso molto spesso, ma come sarebbe vivere in crociera? Noi dobbiamo fermarci qui, grazie di essere qui, grazie del film e buona serata. Grazie a voi, grazie.